Dimmi il nome. Virgil. Virgil. Non so chi sei, né perché sei stato così stupido da attaccarmi. Ma so che conti molto per la ragazza. Perciò sospetto che lei conti molto per te. Conto quanto conta Ginter, in quanto minchia conta tanto. E so anche... Sa! Ah, sì, so. Che stai giusto. Collaborando con il Nephilim. Io voglio il Nephilim. Tu vuoi la ragazza? Facciamo uno scambio. Interessante. Interessante. Mundus sa meno di quanto pensassi. Sa il mio nome, ma nient'altro. Non che sono tuo fratello, né che sono un Nephilim. È stata forte, non ha parlato. Sì, è stata brava. Ma noi non possiamo salvarla. Che vuoi dire? Non penserei che scambierei la tua vita con la sua. Non sto dicendo... Oltre a essere mio fratello, sei la chiave per distruggere Mundus. Non sto dicendo di dargli me per riavere lei. Voglio proporre un altro scambio. Kat in cambio dell'amante di Mundus. E dovrebbe preoccuparsi di una delle sue sgualdrine. Porta in grembo suo figlio. Ma porca madosca. E tu come lo sai? Nella torre ho incontrato un demone di nome Phineas. Me l'ha detto lui. Serviva nostro padre. Sì, ho sentito quel nome. È stupefacente. Questo significa che abbiamo accesso al figlio di Mundus. È proprio quello che ci serve per farlo uscire allo scoperto. No! Lo useremo per salvare Kat! Dante, è una follia! E tu vorresti rischiare il futuro dell'umanità solo per una ragazza? Kat ha sofferto le pene dell'inferno per noi. Arriveremo a Mundus in un altro modo. Dante! Che me sta imbrutti? Io non intendo abbandonarla. Oh, scusate. Ho capito. Ok. Faremo a modo tuo. Cattivo Dante. E allora ragazzi, bentornati da Mike Sciosha. Eccola. L'amante di Mundus, Lilith, gestisce un club esclusivo per l'alta società in centro. Sportivi, ragazzini viziati, banchieri, gente del genere. Le sostanze demoniache scorrono a fiumi. Comunque Virgil è proprio un ricchione. Roma, trasformandoli in collaboratori dei demoni. Ehi, sarà lì stasera. Tu non puoi entrare. Non sei in lista. Ma non t'ho detto il nome. Uppercard. Adesso sì. Quanto sei matto. Oh, e tra l'altro c'è cioè, pochi nomi spuntati, quindi ci dovrebbero essere poche persone. E intanto Ninja Theory ricicla le scene. Questa è la stessa scena dell'inizio del gioco. Siete pochi fondi. E questo è la Lilith, l'amante del nostro Mundus. Beh, io ballerei, Ricchione, ricchione, ricchione. Vero, vero, va davvero Dante. Te stai a regolà. Sente bassissimo ragazzi. Dai su, let's dance. Figlio di spada. Di solito non facciamo entrare i cose di fuori qui dentro, ma ho sentito tanto parlare. Non vedo l'ora di vedere a cosa è dovuto tutto questo fama. E vabbè ragazzi, scusate ma praticamente non riesco a sentire benissimo
insomma, quello che dice l'amante è veramente molto basso, però non è un problema mio, è proprio una cosa del gioco. Capirai, abbiamo avuto più prove. Come abbiamo evaso l'attacco nemico. Dai! Cazzo. E dicevo, a parte che questo gioco ha non pochi problemi dal punto di vista del doppiaggio. Adesso capisco perché ci sono quelli che dicono di giocarlo in inglese. Però io sinceramente l'opzione per cambiare lingua non l'ho trovata. Quindi boh. Una strega. Poi con questi colori così accesi non capisco una ceppa. Una ceppa non la capisco. Io direi di fiondarci sopra la strega a fargli del male. L'unico problema della doppietta questa qui è che c'ha una cadenza di fuoco abbastanza bassa, quindi è un po' difficile. Momento! Dimmi Dante, cosa ti porta qui? La musica? Le bollicine dello champagne, le ragazze? Forse ha a che fare con quel gracile fiorellino spezzato. Sono qui per te, Lilith! Vieni giù, cazzo! Ma lo farei, Dante, ma... come posso dire? Sei troppo in basso. Abbastanza volgarotta come aspetto la nostra Lilith, la nostra amante, meretrice. Ragazzi, mi sistemo. Aia. Sto facendo un casino. Oh, chi è il maledetto che ci colpisce? Ottimo. Ottimo contro l'RP, è veramente ottimo questo fucilone. Vieni giù, Chicco! Vieni qua che te famo la festa, Chicco! E arrivano messaggi, ragazzi! Che sta succedendo? Tutti questi colori, sto diventando stupido, maledizione! E cacchio, ma non l'ho neanche visto, ve lo giuro. Che bordello. Oh, è mortale. Ok. Tu non sai con chi hai a che fare, vero? Muori dalla voglia di scoprirlo. Ma cambiamo un po' di cose. E poi scusate, ma noi adesso stiamo nel limbo, no? Mi immagino quello che è successo nella realtà. Andiamo intanto qui per i tuoi giochetti. A perlustrare la zona. E tu giochi con le mie regole. Stai buona, tigre. Subito un'anima, ragazzi. Andiamo a perlustrare. Lì c'è una porta. Andiamo a vedere se abbiamo l'opportunità di entrare. Sono molto contento, ragazzi, visto che non l'ho potuto dire prima. Sono molto contento perché la Lazio ha pareggiato 1-1 contro la Juve. E voi direte, vabbè, ha pareggiato, perché sei contento? Vabbè, perché un 1-1 insomma a Torino non si butta assolutamente nel cesso, anzi. E quindi vabbè, sti cazzi. Vabbè, pensiamo a Devil May Cry. Andiamo avanti cercando. Oh, che cacchio erano quelle cose verdi? Vabbè, una chiave che però non è d'avorio come quella che ci serve. Oh, lì c'è una, come si chiama? Suicidio is the way. C'era una, come si chiama? Un'anima, io direi di andarla a prendere. Non so se l'avete vista, sta qui sotto. Yo bro,
De uomo, c'è qualcosa che non va. Sotto, dietro le scale, tra l'altro, porta anche male. Un bel tasto da distruggere. Benvenuti al Devil Has Parents. Oh, oh, che divertimento. Semplice, Dante. Sopravvivi, ti darò udienza. Il che significa che ti strapperò il cervello con le mie mani. Cafone. Fallisci e si addussi alla coppia morire. Dunque, si dice che tu abbia il potere del paradiso o dell'inferno. Mettiamo della prova, che ne dici? Aia. Ah, dobbiamo passare con R2. Ok, quando è rosso e L2 quando è blu, o quanto è? Yo bro, attenzione. Ah, erano ragni, ecco che cos'era. Attenzione ragazzi. E cazzo! Niente, dovete stare molto attenti ragazzi, sennò cadiamo giù. Troppi spazi ragazzi, secondo me questo è un buon livello per ammazzarsi. Cominciamo, ti va? Il primo round dovrebbe essere una passeggiata per un tipo messo come te. Sfondiamo tutti, però ragazzi dobbiamo stare attenti al pavimento perché penso che ci diano la scossa se è rosso. Facciamo il nostro gioco, infatti adesso diventa blu, quindi io direi di usare armi angeliche quando non c'è niente, di sfondare un po' di culo perché è brutto. Eh già, ce l'abbiamo fatta. Eh sì, a quanto pare sì. E che cacchio? Oh, calma e sangue freddo. Ok. Ragazzi, ve l'avevo detto, questo era il livello giusto per suicidarsi. Suicidio is the way. Comunque dai. Porca puttana. Dai, tranquilli, ci se la può fare ragazzi. Ce la possiamo fare. Non è tanto che si alzano e si abbassano, è che proprio con questi colori un po' così non riesco a prendere le misure. Ok, andiamo verso l'infinito e oltre. No vabbè dai, oh! E mo me incazzo, eh. No vabbè dai, vaffanculo, guarda, vaffanculo. C'è un pezzo di merda, porco, 2-3 ore, oh. Ci siamo quasi ragazzi. Momento di tensione. Moriamo sempre qui. Ce la possiamo fare. E ce l'abbiamo fatta. Vaffanculo. Li mortacci stracci. Guarda. Sti schifosi. Schifosissimi. Quanto sei veloce. Hai 30 secondi per mettere KO i miei miserabili sottoposti. Fantastico. Iniziamo. 30 secondi sono pure troppi. Chicca. Noi con 30 secondi facciamo di tutto. Chiedilo alla nostra donna. Ovviamente spero che no per Dante, vabbè. Ognuno c'ha i suoi tempi ragazzi, ognuno c'ha i suoi tempi. E il tempo di Dante è 30 secondi. Su. Grande mossa. 2-1. Perché risparmio sull'usato. Risparmio sicuro, risparmio garantito. Il nuovo sole non mi lascia più. Non vedo l'ora di passare. Cioè se tutto il livello è così colorato, veramente siamo nella merda, capitano Ano. Perché tanta fretta? Oh sì, la tortura e la sofferenza di quella ragazzaccia. Non preoccuparti, quando uno sarà finito con lei non sentirà nulla. Assolutamente nulla. Beh, spero di no, però vabbè. Che c'è lì? Lì c'è una stella ragazzi, però siccome ho speso 356 ore per fare quel pezzo in cui mi sono suicidato 67.000 volte, andiamo avanti. Questo lo lascio alla giustizia così. Ma che cazzo? No vabbè dai, oh. No mo sbrocco.
Cioè, io andavo dritto, ha girato così da solo. Da solo ha deciso che doveva girare. Cioè, no, raga, mo ste, cioè, mo vabbè, vabbè, però mo me incazzo, eh. Porca pupazza, uno gioca, cioè, ho perso praticamente tutta quell'energia solo per i suicidi. E non va bene, non va bene. Magari qualcuno penserà che magari sono un nabbo e... No, no, ragazzi, no, no. È questo che gira e fa da solo. Magari la parte prima sì, perché viene fa... l'ho sbagliato una volta, due, tre, poi dopo... Per sbrigarmi. Sì, dei miei amici festarioni. Aggiungiamo un po' di pepe. Ma pure un po' di sale. Pure un po' di cacio, così cacio e pepe. Siamo dei demoni, via! Cazzo! Ragazzi, mi sa che qua ci lascio le penne. Infatti, attiviamo il Devil Trigger per riprenderci. Non tanto per distruggere sti pipponi, ma più che altro per riprenderci un po' di... come si chiama? Di energia. Infatti, abbiamo ricaricato un po'. Un'anima. Già. Ah, mamma mia, però ste armi sono veramente caciottare, mamma mia. Sparano una volta ogni mezz'ora. Quella cosa si fa interessante. Io ci parlo con le luci spente. Ma capirai, questi sono più scarsi della merda, porco Giuda. 4, ragazzi, siamo circondati. Che cacchio. Elimina folla. Ok, eliminiamo la folla. Sì, vabbè, ma non l'ho uccido. Non li uccido per niente. Io invece preferisco raggrupparli così e distruggerli con la mia, con le mie lame un po' taglienti, un po' così. Poi si distruggono al contatto. Quando ti ha messo il sacco. Comunque, meno male, i colori si sono un po' attenuati, ragazzi. Preferisco il blu al giallo, così canarino proprio. Vabbè. Andiamo avanti. Ah, una nuova anima. Tra l'altro, ragazzi, voglio ringraziare proprio tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che mi seguono e soprattutto che comunque nel col passare i giorni mi stanno... mi sono stati vicini per quella stupidaggine degli spoiler. Grazie a tutti, ragazzi. Anzi, se vogliamo proprio crescere ancora di più, mi raccomando, ragazzi, spammate i miei video su Facebook, ovunque. Diventiamo proprio un esercito, andiamo a conquistare il mondo. Tutti insieme. Io vi prometto. Prometto la figa per tutti, Cribbio. Nessuno ne sarà. Ne sarà sfornito. Perché l'Italia è così. No, ragazzi. A parte scherzi. Non scimmiettiamo Berlusconi, che. Se no. Mi chiudono il canale prima di subito. Oh, ragazzi, mi stanno portando via. No, scherzi. Ma questa parla, adora dargli ciò che vuole. Buon per te, cioè. Che è sto Gigan, su. A parte che Gigan, che dico? Sto Gemon, magari. Confusione, sarà perché ti amo. Cazzo, ho sbagliato arma. Maledetto. Quanto è noioso questo. Vieni qui, Kiko, vieni. E questo è il momento migliore, ragazzi. Dovete aspettare che ci attacca. Dobbiamo aspettare che ci attacchi per poi schivare e colpire. Sfondarlo così. È maledetto. Oh.
Questo è mortale. Immortalità is the way. Però si dà sempre, eh. I'm famine. Dai, 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 dai. Vai Paolino, scatta sulla fascia. Questo era Teo Teogoli che mi dava Paolo Maldini. Vecchi tempi, tempi andati, ragazzi. In quel di mai dire. Ormai se ne sto a fa vecchio, sì sì. Cioè qua che devo fare? Ok, suicidio! Yahoo! No, dobbiamo andare lì. No, no, suicidio, vedete? Beh. Oh, quando uno sceglie una strada è così. Insomma, addirittura mi suicido meglio di quanto fece Bender nella... Anzi, tentò di fare Bender nella prima puntata di Futurama, non so se ve la ricordate. E se non ve la ricordate, veramente, disiscrivetevi a questo canale. Ve la racconto io, ovvero... Fry viene scongelato e incontra Bender in quella che poi Fry pensava fosse una cabina telefonica. Invece era una cabina del suicidio. Eh già, mi manca la mia fidanzatina. Questo gioco è finito. Pensavo che era come il porno di Sara Tommasi, invece no. Siamo arrivati, ragazzi. Eccoci qui. Porta giù quel sacco vuoto del tuo culo demoniaco. Va bene. Va bene, piccolino. Ho capito. Anch'io trovo sempre perdere la pazienza. Facciamola finita. Subito. Subito, subito, porca miseria. So, un'ora del capitolo, maledizione. Furia fantasma, ovvero il fantasma di Furia. Il cavallo del West, che ricordiamo che beve solo caffè, se gli date il tè non se lo beve. Comunque presumo che dobbiamo ucciderlo, sì, solo con armi demoniache. Io direi di cambiarla. Non disdegna il fieno però, ragazzi. Ok, fatto fuori. Scontatissimi, regalati proprio. Furia, che era Furia, non l'ho letto. Vabbè. In ogni caso, qui armi demoniache. Prima angeliche, se ho detto demoniache, mi sono sbagliato. Sì, guarda quei destri che gli do. Però forse è meglio cambiare arma. Un po' più potente, lascia. Vabbè, meglio di niente. Oh, maledetto, da dietro, come l'infame. Mamma mia, pare che sta zappalorto Dante con quella falce. Aia. Si schiva. Qui. Oh, maledizione. Oh, ma che porca troia. Immortale, immortale, porca puttana. È il tuo turno, Barbie. Beh, finisce così. Vabbè, ragazzi, meno male che è finito. Alla prossima da My Shosha, vediamo quanto abbiamo preso. E sintonizzati per combattere questa amante. Un saluto, ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao.